È sabato sera, siamo a Milano e vogliamo capire quanto è facile comprare cocaina. Per questo abbiamo scelto tre zone della movida con un solo obiettivo in testa, un grammo di coca. La prima tappa è Corso Como, la zona delle discoteche per eccellenza. Bamba, no? Bamba? Sì. Quanto? Al grammo io vendo. Al grammo? Sì. Quanto? 100 euro. 100 euro? Sì. Se vuoi 2 grammi, 3, faccio sconto. Pensi tu, c'è una roba buona, però. Roba buona? Sì. 100 euro. Praticamente non abbiamo fatto neanche in tempo a mettere i piedi nella via che abbiamo ricevuto la prima offerta. Proseguiamo nelle vie del divertimento e poco dopo incontriamo un altro spacciatore. Dai, quanto vuoi? Bamba? Quanto vuoi? Un grammo quanto me lo dai? Due palline un grammo, tanto è due palline che sono 100 euro. No, ti dico il numero così magari se hai bisogno di fare. No, poi il numero preferisco di no. Ah, ok. Il numero preferisco di no. Comunque è 100 euro. Ok, grazie, ciao. Sì, adesso devo beccare i miei amici, poi torniamo, dobbiamo fare a colletto. Nella zona però non ci sono solo le discoteche, c'è anche Piazza Gaulenti e c'è Italy. Ed è proprio andando verso Piazza Gaulenti che veniamo fermati una terza volta. Cos'hai? Cos'hai? Coca? Sì, prova prima, prova a fare bene. Quant'è? Vieni a provare prima. Ma quanto me la dai? Quanto vuoi tu? Un grammo? Un grammo quanto me lo dai? Un grammo 80 euro. 80? Sì. Comunque allora, siete qua? Dov'è che siete? Ascolta. Lo sai dove c'è quella banchina lì sopra, dove c'è quello parco lì? Sì. Sempre diritto. Sì. C'è una due banchine sopra. Sì. Io sempre lì. Spero se ti serve qualcosa. Ok. Se prima voglio provare, sì. Andiamo a provare. Ok. Sì, se non vuoi, io ti ascolto lì, dove c'è la banchina. Ok. Dopo aver incontrato un quarto spacciatore nel giro di mezz'ora, continuiamo il nostro viaggio. Prossima tappa, le colonne di San Lorenzo. In questa zona non si va per ballare, ci si raduna e si beve davanti ai locali. Ma chi non vuole limitarsi alla birra trova chi può aiutarlo. Hai qualcosa? Dico. Cocaina? Io quando te ne posso vendere? Io ti posso fare un favore. Io ti dico minimo 2,5. Quanto te ne serve? Te l'ho detto. Un grammo, cioè 2,5 è troppo. Non faccio nemmeno lo sbattimento. Allora devo prendere pure io. Vogliamo fare la mezza testa. E se ne volessi trovare meno qua in zona non sai dove. Ti dico che è impossibile. Niente. È impossibile. Stiamo entrando nella zona delle colonne vere e proprie e incontriamo due volanti della polizia locale. Sono sempre qui, tutte le sere, per controllare il territorio. Ma appena entriamo nella movida veniamo assaliti dagli spacciatori. No. Bene. Cosa vuoi? Pago qua. Cocaina ne hai? Pago qua. Cocaina ne hai? Vieni qua. Ma qua ho visto che c'è la polizia lì, è un problema, no? No. Ok. Basta. Vabbè. Non si sa se... Quanto ne hai? 100 euro. 100 euro? Sì. È troppo. Aspetta. Aspetta. Oh. Vieni qua. No, aspetta. Vieni, perché devo andare a parlare con i miei amici. Vieni qua. 80. Ok. No, devo parlare con i miei amici. Perché... 70 euro ce l'ho. No. Riceviamo ancora un'altra proposta, poi tornando indietro rincontriamo la polizia locale che a 30 metri da noi non si è accorta di nulla. La serata prosegue alla Darsena, altro pezzo pregiato della nuova Milano. Anche qui le discoteche sono poche e l'età media è più bassa, molti sono liceali. Ma per trovare coca basta camminare qualche minuto lungo il Naviglio. Ciao. Come stai? Bene? Bene. Bene qua. Hai qualcosa? Di che? Coca? Quanto costa? 50 grammo? Un grammo 50. Di... 40 al grammo? Ma aspetta, devo parlare con dei miei amici e poi torno. Comunque 40 al grammo. Grazie mille. La nostra serata è finita, in ogni zona siamo stati meno di un'ora, ma alla fine abbiamo ricevuto più di 10 offerte, con prezzi molto differenti, dai 100 euro di Corso Como
ai 40 dei Navigli.